Del collega Molinari e del collega Lollobrigida. Prego l'onorevole Molinari, immagino sull'ordine dei lavori. Prego. Grazie Presidente. Vede, la prima volta che manca il numero legale può essere per distrazione della maggioranza o per abilità dell'opposizione nel calcolare i tempi, ma se dopo un'ora di tempo la maggioranza non è riuscita a raccogliere i numeri su un tema importante come il tema del Covid, il tema della salute dei cittadini, il tentativo della proroga dello stato di emergenza, è oggettivo ed evidente che c'è un problema politico interno alla maggioranza e che la maggioranza non ha i numeri per portare avanti la linea politica che si è proposta nella riunione di oggi. Allora, signor Presidente, visto che il tentativo fatto oggi è stato, dal nostro punto di vista, uno sgarbo al Parlamento, perché noi siamo disponibili a ragionare della proroga dello stato di emergenza, ma lo vogliamo fare secondo quelle che sono le regole. Noi vogliamo che venga qua il Presidente del Consiglio Conte e ci spieghi quali sono le esigenze che portano a prorogare lo stato di emergenza. Non possiamo accettare che nuovamente il Parlamento sia superato con un artificio, cioè votare una risoluzione su un altro tema in cui la maggioranza inserisce la proroga dello stato di emergenza. Non ci siete riusciti per due volte di fila, avete fatto una pessima figura davanti al Parlamento, davanti al Paese. Ve lo diamo noi un consiglio: riportiamo il Parlamento a quella che è la sua funzione, torniamo a giocare con le regole della democrazia parlamentare, tornate ad avere rispetto di questa sacra aula della nostra Costituzione e dei cittadini italiani e insieme discutiamo di tutto. Fare gli autoritari senza avere neanche la forza di farlo vi espone soltanto al ridicolo. Grazie Presidente. Grazie.